Ciao papà, come ben puoi immaginare mi dispiace non essere lì presente con te e tutte le altre persone per festeggiare questo 60° compleanno. Però spero ti sia piaciuta la festa sorpresa organizzata da Tania, Bianca, Max e Anna. Le sorprese non finiscono qua però, perché io e Tania abbiamo pensato di farti un bellissimo regalo, credo emozionante, e per i tuoi 60 anni. Quindi adesso mettiti comodo e goditi la visione. Caro Alberto, mi manda un messaggio a tuo figlio e mi scrivi: fammi una cortesia per il 60° mio papà, e sul 60° mi sono fermo, vedo come 60°. E dopo ho pensato, cioè, 50.000 te era 60 ti, e la verità è che mi te vedo sempre come quel forte giovane che spaccava il culo a tutti con la Big Trieste. L'unica roba, vabbè, ti faccio auguri, tanti auguri, buon compleanno, insomma, 100 di questi giorni. E l'ultima roba, però, prima di salare, insomma, in un 2-2, mi e Stefano, contro te e Franco. Allora, sicuro c'è primo Lignade, vabbè, ma quel c'è. Però secondo me, alla fine, ve la cazzemo. Ciao Alberto, auguri. Tantissimi auguri, Alberto. Auguri ancora. Ciao Alberto, ti faccio tanti auguri, approfitto dell'occasione che mi è stata data da Stefano, faccio auguri di tuoi 60 anni, e beh, fa una certa impressione dire, ma il tempo passa purtroppo anche per me, e quindi se una volta ero barcola a correre, oggi posso solo camminare perché altro non posso fare. Un bacione, un abbraccio e tanti auguri ancora, ciao! Volevo fare gli auguri al più bel giocatore di pallacanestro contro cui ho giocato contro e anche insieme. Mi rimane un po' di gelosia della tua facilità di fare canestro che io non ce l'avevo. Comunque, volevo farti tanti tanti auguri a una bella famiglia, bei figli. Complimenti e tanti auguri. Ciao. Ciao Alberto. Buon compleanno. Mi dicono che sono 60. Anche se mi sembra ieri che ti vedevo in campo. Oggi che è il tuo compleanno ti voglio dire una cosa che non ti ho mai detto. Sono orgoglioso di esserti stato accanto e di avere condiviso con te alcuni anni della tua carriera. Come tu devi essere orgoglioso di tutto quello che hai fatto con impegno e con passione nella tua carriera sportiva e nella vita. Goditi questa splendida giornata e fai un brindisi anche per me. Un abbraccio, Toio. Caro Alberto, è con molto molto piacere che ti do il benvenuto nel club, voglio dire, più numeroso esistente, quello dei 60 anni in su. Un abbraccio, spero di vederti presto, tanti tanti auguroni. Ciao ciao, sto facendo il video in macchina, quindi ogni tanto guardo in alto perché non voglio andare a sbattere. Ciao, un abbraccione ancora. Ciao Alberto, come sei con te? Tutto bene? Buon compleanno. Sono 60, ma tu non pensarci. Pensa solo che hai un anno in più di esperienza, non sei più vecchio di un anno. Quindi tanti auguri ancora. Buona fortuna per tutto. Voglio farti i complimenti per Stefano perché è un grandissimo giocatore e un'ottima persona. Complimenti. Comunque tanti auguroni ancora. Buon compleanno. Mi raccomando, non sta a bere tanto, Solo 2 o 3 bicchieri. Ciao, tanti auguroni. Ciao Alberto. Sono Rudy Hackett qui a Los Angeles, California. Happy birthday. Caro Alberto, pensavo che solo noi brutti avanzassimo con gli anni, ma mi rendo conto attraverso Giampiero che anche voi belli compite gli anni, sei arrivato a scavalcare il muro dei 60. Io onestamente l'ho fatto senza grandi danni, ti auguro lo stesso di festeggiarlo nel modo
modo migliore con la tua famiglia e i tuoi amici. Ti mando un grande abbraccio da Bologna. Ciao. Ciao Alberto, vedo che mi insegui costantemente alla distanza di 8 anni, per cui anche tu il 19 di aprile entrerai nel club dei 60. Credo che è una bella ricorrenza e nell'occasione, come vedi, ho messo sottofondo la chiesa di San Paolo col campanile di Cantù per ricordare i tuoi 3 anni che hai passato con noi e soprattutto che Stefano nativamente è canturino. Quindi direi di andare avanti, arrivati ai 60 è solo l'inizio di un'altra decade da passare nel migliore dei modi e te lo auguro veramente con tanto affetto. Ciao, buon compleanno Pierlo. Caro Alberto, e anche 60 se arrivati, e meno male. Volevo innanzitutto farti i miei migliori auguri di buon compleanno. Mega coinvolto subito i tuoi meravigliosi fiori e sono stato molto contento e molto felice di essere qua, anche se purtroppo solamente in video, a farti gli auguri di compleanno. È veramente un grande onore a una persona super e a un giocatore che ho ammirato da piccolino, quando chiaramente cercavo di diventare un giocatore come Gaetieriti, avere un punto di riferimento della mia città, un triestino con qualche affinità diciamo fisica, chiaramente ti eri molto più bello, però te ieri sicuramente uno che, al quale guardavo per potermi ispirare e per poter diventare poi un vero giocatore del pallacanestro, e poi chiaramente con quel che ti ha fatto con il titolo europeo e tutte le vette che ti ha toccato. Te rinnovo i miei migliori auguri del compleanno. Te lo saprà già, tuo figlio, a parte più forte di te, più forte di me, non bisogna che dire, ma molto più bello comunque, un ragazzo stupendo, chiaramente anche la FIA, ma mi conosco meglio Stefano. Te faccio ancora una volta veramente tanti tanti cari auguri di buon compleanno e ti do un abbraccio forte forte. Ciao! Alberto Turud, 60 years old now. Happy birthday! Alberto, veramente grande cosa, indimenticabile la tua grande carriera in Serie A, finale scudetto col Milano nell'89, una cosa storica del basket italiano, e un ventenne nella squadra campione d'Europa nell'83 con la nazionale di Sandro Gamba, che ha vinto la medaglia d'oro, fra l'altro. Quindi una grandissima impresa. Tu, classe 62, in 83, 20-21 anni, quindi tuo anno lì, eccetera, grande carriera, grandi cose, grande personaggio del mondo del basket italiano. Happy birthday, many more. Ciao. Caro Alberto, quando ti convocai in nazionale 35 anni fa, ottenni due ottimi risultati. Il primo fu di aggiungere alla squadra nazionale un'ala forte, ala debole, molto flessibile e di grande talento quale tu eri. Il secondo fu di aumentare vertiginosamente lo stuolo di ragazze e signore che seguivano gli azzurri per la loro prestanza fisica. Dunque, ho un ricordo bellissimo di te e della tua simpatia e della tua classe. E perciò ti auguro un grande 60° compleanno. Caro Alberto, con grande piacere, ti dico anche con un po' di emozione, voglio essere presente a questo tuo festeggiamento. Un'età importante. Ti vedo quando vengo al nord, quando vengo lì in Friuli, e ti vedo sempre con grande piacere. Oggi voglio ricordare il tuo compleanno. Tu sei una di quelle persone, vedi, io sono uno un po' elettrico, deambulo da una federazione all'altra, calcio, basket, Coni, Roma Calcio, però uno dei più bei ricordi che ho avuto nella federazione pallacanestro, diciamo, ero allora ragazzino, certamente tu più giovane di me, quindi infante, e tutte quelle belle esperienze che abbiamo passato insieme. Quella che poi ha coronato nello storico campionato europeo di Nantes con Gamba, e tu eri uno di quelli che creava allegria, simpatia, oltre ad essere una giovane promessa, e poi l'hai confermato nel corso della tua carriera. È veramente bello ricordare questi episodi che io ho avuto dal buon Dio la fortuna di toccare i vertici dello sport italiano, per cui tante volte se ci penso cado dal letto. Però oltre al risultato sportivo, per me conta anche il risultato emozionale e di affetto con le persone. Quindi mi unisco a tutti quelli che ti vogliono bene,
io non sono il presidente qui, ma faccio parte del gruppo. Sai che sono un po' presuntuoso, mi piace sempre primeggiare, però oggi faccio parte del gruppo. Ti abbraccio come abbraccio chi poi ti sta percorrendo delle grandi tappe, come il grande Stefano, al quale mi leggo ogni volta che ci vediamo, un abbraccio e mando sempre un saluto a te. Quindi a te, alla tua cara famiglia, alla tua figlia, veramente con l'affetto di Gianni Petrucci, ma come tu dici Gianni. Alberto, buon compleanno. 60 cominciano ad essere un po', io li ho fatti 2 anni e mezzo fa e confesso che me li sento. Però tu sei ancora un bellissimo ragazzo, sei un bellissimo papà, sei stato un grande giocatore e ti auguro veramente tantissimi anni davanti di salute, di felicità familiare, di soddisfazioni sportive, vedendo il tuo ragazzo crescere come sta crescendo. È stato un piacere, un onore incontrarti durante la mia carriera, anche se brevemente. Sei sempre stata una persona di grandi qualità e anche adesso la discrezione e l'affetto con cui segui tuo figlio ne è testimonianza. Ti auguro veramente di passare bene non solo questo giorno, ma soprattutto tantissimi giorni futuri. Un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao Alberto, intanto scusa la location, mi rendo conto particolare, un po' discutibile per una celebrazione, però qua mi trovi 12 ore al giorno e quindi da qui ti mando questo messaggio. Sei stato uno dei 4 moschettieri che mi ha protetto, accompagnato e aiutato nel mio esordio difficile da capo allenatore tanti anni fa. Non ti ho mai ringraziato per questo, lo faccio oggi, approfitto, ci ho messo 20 anni per decidermi, però lo faccio. Grazie ancora per quell'esperienza e soprattutto con l'affetto e la stima di sempre per una persona importante nella mia vita professionale. Ti faccio i miei migliori auguri per questo straordinario compleanno. Un traguardo che io purtroppo ho già passato, però mi rendo conto che mi stai inseguendo. Ti abbraccio con affetto e festeggia, mi raccomando. Ciao Alberto, e anche qui l'abbiamo fatto insieme, 60 anni, mamma mia ragazzi, ma ci pensi? Tanti, volevo farti tanti tanti auguri, però ricordarti, c'è bisogno di ricordarlo, no, lo so che non c'è bisogno, che abbiamo fatto tutta la carriera assieme, però ci sono quelle due avventure insieme, quella dell'83, dell'europeo, come poterselo scordare, ma quella più recente, ahimè, però sono passati già anche lì tanti anni, quella della promozione a Gorizia, veramente due esperienze. Però lo sai che quando io penso a te, quando ti vedo, quando insomma mi viene in mente, ti ricordi 1978, europei cadetti, e dopo qualche giorno ci chiamano, andiamo, volete venire a fare i mondiali juniores, ti ricordi? Incredibile, mamma mia quanti anni sono passati, ti abbraccio veramente con grande gioia e mi vorrebbe da dire con grande amore e effettivamente ti voglio fare un grandissimo augurio di cuore. Ciao Alberto, tanti auguri. Ciao Alberto. No, Zeppilli mi ha detto che non sono 60, quindi stai tranquillo. Sei sempre un meraviglioso ragazzo, sei stato uno splendido giocatore e il pensiero che te oggi fai 60 anni non ci posso credere. Mi sembra l'altro giorno che giocavamo ancora insieme e mi sembra veramente poco tempo fa che Zeppilli ci annullava quel canestro. Però le emozioni che ho vissuto con te e con tutta la squadra di Livorno è una sensazione che mi porto ancora dentro. Quindi ancora tanti auguri di 60 anni, ma non ci pensare ai 60 anni, dobbiamo continuare e presto mi auguro che ci possa essere un'occasione per rivedersi tutti insieme. Ciao Alberto e ricordati sempre Forza Atalanta. Ciao Alberto, volevamo farti un grosso abbraccio sia io che la Federica e augurarti proprio tanti 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 auguri per questo traguardo importante. Vai Uccio, un abbraccio grosso da Cantù. Alberto, ho una curiosità. Ma ha ragione Wikipedia che sostiene che la tua data di nascita è il 19 febbraio del 62? Oppure ha ragione Stefano che dice che sei nato il 19 aprile del 1962? So che ha ragione Stefano e per questo ti faccio i miei migliori auguri di buon compleanno. Da oggi entri nel club dei sessantenni, ma tu ci entri in una forma veramente invidiabile, fisicamente e mentalmente.
sono felice, sono contento per te e ti auguro di continuare in questo modo per tanti tanti anni. Tanti auguri, Alberto, buon compleanno, divertiti, festeggia e soprattutto continua così. Ciao. Ciao Alberto, tanti auguri e cerchiamo di vederci prima dei 70. Beh, intanto direi di fare tanti auguri ad Alberto, perché comunque 60 anni sono un bel traguardo e da ora in poi bisogna essere contenti di andare avanti, quindi tanti auguri. Beh, fare un messaggio di auguri ad Alberto è semplice, perché io ho vissuto i miei primi anni da professionista come suo compagno di stanza e anche suo compagno di squadra, vivendo una delle avventure più belle e più brutte della nostra carriera. Per me Alberto è stato per tanti aspetti un insegnante di vita, perché era già un giocatore importante della nazionale e stargli accanto è voluto dire anche imparare tante cose fuori dal campo, quindi mi fa piacere poi aver coltivato questa amicizia in tutti questi anni che poi si è, diciamo, rialimentata grazie alla presenza di Stefano, però credo che al di là delle qualità del giocatore sia comunque una persona che sa quello che vuole e l'ha sempre raggiunto con grande qualità, quindi tanti auguri vecio, come dicono qui in Veneto, perché oramai ti sei vecio, però ti abbraccio tanto. Ciao Alberto. Caro Alberto, con immenso piacere ti mando i miei più cari auguri per i tuoi mitici 60. Spesso sei nei nostri pensieri con amici e tifosi che abbiamo in comune e riviviamo insieme tante belle esperienze passate con te. Ricordati, ci rimani nel cuore e nella mente e questo sarà per sempre. E poi ricordati una cosa, il canestro era buono e i veri campioni 89 siamo noi. Ciao Albe, un abbraccione. Ciao grande campione, bacio. Ciao Alberto, è passato un po' di tempo da quando eravamo compagni di stanza a Nantes, a Limoges, ma certe cose non si dimenticano e complimenti per la tua grande carriera, ma soprattutto per quello che dovrai ancora fare, perché 60 anni, credi, ci sono passato, non sono niente. A presto. Ricordati! L'augurio più bello è quello che fanno in Sardegna, secondo me, a Kentannos, a 100 anni. Ci vediamo lì. Tanti, tanti auguri a Alberto da Barcellona, da Federico, Nicolò e Francesca. Ciao, ragazzi, auguri! Ho avuto la fortuna di allenare tanti giocatori, e moltissimi non me ne ricordo neanche più. In molti ho dato io tanto, ho ricevuto poco indietro, invece in tanti altri ho ricevuto tanto sia a livello umano che professionale. Alberto Tonuto è uno di questi. Alberto è stato per me un campione da seguire, un modello, una persona, un giocatore, diciamo così, che aveva due lati. La prima sotto il punto di vista di persona, sempre educato, gentile, io ero assistente e si rivolgeva sempre in maniera così civile, così partecipativo, facendoti sentire importante. Una persona educata, una persona sensibile, una persona che aveva sempre a cuore se stesso, la squadra e tutti quelli che erano intorno a lui. E poi Alberto Tonu, un giocatore di una classe sopraffina da cui io ho preso tanto, quindi ho preso tanto sia a livello umano che a livello tecnico. Il suo tiro, come rilasciava la palla, come riusciva a mettere questa posizione dal palleggio, questo suo aprire il campo da numero 4, poter giocare anche post basso, la conoscenza del gioco, quindi un giocatore che a me ragazzino, avevo 22-23 anni, mi aveva insegnato tanto, come mi hanno insegnato tanto alcuni suoi compagni di squadra. E oggi Alberto cominciano ad essere 60 e insomma sei ancora molto giovane, quindi auguro tantissimo, un bellissimo compleanno.
di poter passare ancora mille di questi giorni, di poter stare insieme ancora tanto tempo e rivederci tante volte. Poi il destino ha voluto che Stefano, che era nato a Cantù, io ricordo benissimo quando nacque all'ospedale di Cantù e tutti noi avevamo fatto le felicitazioni ad Alberto, poi me l'avevi segnalato ed è diventato lì quel giocatorino che tenta di assomigliarti ma che alla fine non è niente confronto a te di quello che ha fatto, però no, sono molto contento poi di aver vissuto insieme sia a Stefano ma soprattutto ad Alberto quell'esperienza fantastica che è stata la medaglia d'oro della Nazionale Under 20, ma questo è un altro discorso. Tanti auguri Alberto, buon compleanno. Ciao Alberto, volevo farti tantissimi auguri di cuore per questi tuoi 60 anni, sessantello. Ci siamo conosciuti nel 97 a Gorizia quando ne avevi 35 e Zatta ieri un bell'uomo, e adesso a 60 te sono sempre un gran bell'uomo. Tanti auguri. Ciao Tonno, tantissimi auguri, buon compleanno. Ci siamo conosciuti che eravamo entrambi più giovani e io spero solamente di invecchiare bello come sei tu. Sono nel campo che sto costruendo, questo non è il canestro, chiaramente, e appena vuoi vieni che facciamo due tiri perché sicuramente sei ancora buonissimo. Un abbraccio, tanti auguri. Ciao Tonno, sono io, quello con i nasi lunghi, adesso un po' meno capelli, però guarda, meglio farsi una ragione piuttosto che mettere un parrucchino e prendere le pastiglie, la miretta che dopo si finisce male. Tanti auguri di buon compleanno. Quando Stefano mi ha detto che compivi 70 anni, non potevo crederci, è passato così tanto tempo. Comunque ti vuole proprio bene. A parte gli scherzi, Tonno, ogni tanto ripenso agli anni che abbiamo passato insieme a Cantù e mi addormento. Sono stati anni fantastici. Anche grazie a te si è riusciti a creare un gruppo che andava d'accordissimo in campo e fuori dal campo, sono stati proprio anni che porterò sempre con me, quindi ti ringrazio per quello, ti ringrazio per tutto e goditi questa festa, buon compleanno ancora e speriamo di vederci presto. Un abbraccio a tutti, ciao ciao ciao. Oh, ma compi gli anni davvero? Ma dai, 60, no 61, quanti sono? Alberto, ti ho visto ultimamente, comunque sei in forma smagliante. No, davvero, sei in forma smagliante. Senti, niente, a parte gli scherzi, no, cioè, sei in forma, no, a parte gli scherzi, sono serio, sei in forma. Volevo augurarti veramente un buon compleanno e 100 di questi giorni, eh? Si dice così? No, non lo so. Ciao Albi, ciao. Ciao Alberto, compagno di vecchie battaglie, volevamo farti tanti auguri per i tuoi 60 anni. Auguroni! Buon compleanno Alberto, un bacio, ciao ciao! Ciao Tonno, tanti auguri per i tuoi 60 anni, quando vuoi ritorna qua. Ascolta, sessantenne, tagliamo curto, 60 non sei niente, mica 8 più di te e la nostra generazione siamo ancora dei muloni. E poi finalmente, dopo i 60, finirà di rompere le balle sul fatto se è più bello Alberto o se è più bello Stefano. Fra me e te, sai più figonti, ti ricordo gli anni d'oro, quando che era un certo Lombardi, volevo telefonare che a telefono azzurro che ti malmenava in panchina. Auguroni Alberto, dress code non casuale. Regalo di uno che te conosci abbastanza bene e che per ragioni misteriose conosco molto bene anche me adesso. Addio Mulo. Ciao Mulo, come sei? Tutto bene? 60 volte auguri di buon compleanno, amico mio. Ti abbraccio. A presto. Ciao Renzo. Ciao Tonno! Tanti auguri di buon compleanno da me e da tutta la mia squadra. Auguri! Auguri! Alberto, ti mando questo video volentieri per farti gli auguri, per darti un grande abbraccio e ricordo anche di tutto quello che è stato un periodo bello della nostra vita e niente, ti auguro il meglio possibile e speriamo di vederci presto per mangiare un boccone insieme e farci qualche risata. Ciao, ciao Alberto, un abbraccio. Ciao Tonno, volevo farti gli auguri di buon compleanno, buon sessantesimo, benvenuto nel club dei 60, ok? Non preoccuparti del 60, è soltanto una grafica, perché quel che conta è gli anni che te ha dentro.
sono contento che stiamo condividendo ancora questa nostra grande amicizia, nata ai tempi ancora quando giocavamo, che abbiamo fatto grandi robe in città, ovviamente a livello sportivo e anche fuori, che abbiamo anche condiviso dei momenti di vita familiare e privata incredibili e unici, anche diria con la nascita di Tania, ovviamente Giulia, Fabio e Stefano. Quindi ti faccio i migliori auguri veramente di buon compleanno e ovviamente mi raccomando, quando ti fai il cin cin adesso, mi raccomando con tutti le tue persone, non bever Fanta e Coca-Cola, ma fate un prosecchino, un spumantino o quanto meglio un champagne. Tanti ancora, tanti auguri a te, ai fiori e alle persone che ti vuol bene. Ciao, ciao. Buon compleanno, Alberto. E tanti auguri a tuo figlio. You have a son that plays basketball? Sì, ma non è bravo come suo padre. Buon compleanno. Hey, Alberto, this is Wendell. I want to take this opportunity. Hope you're well. Hope you're celebrating a wonderful birthday. Happy birthday to you. I want to wish all the best to you and your family. And I look forward to hopefully seeing you on my next trip to Italy. All the best. Buon lupo. Enjoy your birthday, brother. Be well. Auguri. Davanti a sto piatto ti faccio tanti auguri. Nei 60 anni. Ciao. Benvenuto nel club, Alberto. Buon compleanno. Tanti auguri. Ciao, ciao. Ciao Alberto, è con grande piacere che i tuoi figli mi hanno dato questa opportunità di farti gli auguri per i tuoi meravigliosi 60 anni. Spero di vederti presto e ti volevo solo dire, questa volta per brindare mi sa che la Coca-Cola non va bene. Scherzo, ti do un abbraccio grande, meravigliosi 60 anni. Ciao. Ciao Alberto, tanti auguri, buon compleanno. E così siamo arrivati a 60. A Livorno si dice, boia, 60 anni, come siamo invecchiati. Sì, siamo invecchiati perché anch'io quando l'anno scorso ho fatto 60 anni mi sono un attimo soffermato e mi sono detto 60 anni, mi sembra impossibile. E invece il tempo è così, corre veloce, corre velocissimo. Però devo dire che ci portiamo dietro anche tanti ricordi, tante belle emozioni. E noi 30 anni fa abbiamo vissuto le emozioni indimenticabili che ci hanno legato per sempre, ci legheranno per sempre, ci hanno legato in questi anni e ci legheranno anche nei prossimi 60 anni. Quindi quello che ti voglio fare è un grosso augurio di buon compleanno e un saluto, arrivederci a presto. Ciao Alberto. Alberto, prima cosa scusa per il mio italiano, lo so che non è perfetto, ma ero contentissimo quando mi hanno chiamato per fare questo video per te. Prima cosa auguri, benvenuto ai club di 60 anni. Non è una bella cosa, ma benvenuto lo stesso. Grazie per tutto. Sei stato un compagno di squadra perfetto. Quando io avevo qualcosa, avevo bisogno di qualcosa, tu eri sempre lì con tuo amico, il nostro amico Andrea Zanola. Non lo so come ringraziarti. L'unico problema che tu avevi era troppo bello. Era meglio se hai fatto modello invece di un giocatore di pallacanestro. Sono contento per te, perché io so cosa senti quando vedi tuo figlio con il nazionale. E anche per me, sono contentissimo quando vedo Stefano e Nico in campo insieme, è la cosa che hanno fatto questo estate scorso. Auguri, grazie per tutto. Lo spero che è un giorno bellissimo, un anno meglio. Lo spero che ci vediamo presto. Ciao, bello. What's up, my guy? Yeah, I haven't shaved or nothing yet. It's early in the morning here. But I'm calling to wish you a happy birthday, man. I'm in America. Right now I'm in New York. So I've been in America since February, okay? But it's very important to me to reach out and say happy birthday. You know me, I would sing you a song like, happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday. Happy birthday, Tanute, my guy, man. Looking forward to seeing you when I get back. Make sure you call me. I'll be back the second week of May, okay? So reach out to me. But enjoy your birthday with all your loved ones and family, and I hope you have many more. I hope you catch me, okay? Talk to you soon, man. Enjoy. Siamo
siamo sicuri che questo video ti ha emozionato tantissimo, perché è successo anche a noi. Ma soprattutto siamo felici di aver visto così tanto affetto dopo così tanti anni. Ora godiamoci la festa, non tu. Ti vogliamo bene, papà.